In Italia un'azienda agricola su tre è condotta da donne, non sappiamo se intacchi a spillo. Caratteristica dell'agricoltura è rosa la creatività. Tra le idee imprenditoriali più originali c'è anche quella legata, pensate, a un allevamento di farfalle. Da 15 anni, con dedizione e passione, ogni giorno si prende cura di bruchi e crisalidi. È una giovane imprenditrice agricola ciociara, la signora delle farfalle, la prima e unica in Italia ad allevarle in modo totalmente naturale. Niente chimica, le larve delle sue Galleria melonella o anime sante si nutrono solo di miele e cera d'api provenienti da queste campagne. Siamo a Paliano, 8000 anime, in provincia di Frosinone. Noi siamo dei vecchi apicoltori e quando abbiamo avuto la malattia della varroa e ci ha sterminato una parte dell'allevamento, ci è venuta l'idea di allevare questa farfalla che in natura vive proprio all'interno dell'arnia delle api. Questo tipo di farfalla viene usata per la pesca della trota, la pesca sportiva della trota in acqua dolce. Quindi molti non lo sanno, ma i vermetti usati per la pesca sono sostanzialmente farfalle, sono giusto? Farfalle, sì. L'agricoltura in rosa nel nostro paese è una realtà in forte crescita. Premiata dal ministro Zaia e dalla Coldiretti per l'originalità e la fantasia della sua impresa, Donatella, signora delle farfalle, è una delle 260.000 imprenditrici rurali italiane. Le sue camole del miele riforniscono da nord a sud negozi di pesca sportiva, allevamenti ittici e di uccelli. Il nostro ciclo di produzione funziona così. Noi in azienda selezioniamo la larva più bella, più sana, che riteniamo idonea per la trasformazione. Le mettiamo negli incubatoi dove loro sputano della seta, si imbossolano e poi comincia la trasformazione. Si trasforma in farfalla e si accoppia e automaticamente comincia a depositare le uova e poi dopo la farfalla muore. Dura 4 mesi il ciclo di vita di questi insetti. Prima di morire, ogni farfalla depone circa 1500 uova. Raccolte dall'incubatoio, vengono deposte al caldo in un impasto di miele, cera e farine pregiate. Dopo 3 mesi dalla schiusa, la larva, ormai adulta, è giunta al momento della metamorfosi e comincia a produrre seta. E noi tutte le mattine raccogliamo queste larve. Le mettiamo in dei contenitori dove loro le puliamo dalla seta e le passiamo in un selezionatoio dove selezioniamo la misura e poi cominciano a essere confezionate. Qui il ciclo biologico è completo e non ci sono scarti. I residui delle camole infatti alimentano migliaia di lombrichi che a loro volta restituiscono humus, il più pregiato dei concimi, ottimo per qualsiasi tipo di coltura. Non tutte le farfalle, comunque, finiscono in esca. Una parte dell'allevamento è dedicato agli esemplari da collezione. Arrivano da Asia e Sud America i bossoli dei lepidotteri più rari e colorati che qui diventano così. Per loro, per gli insetti simbolo della bellezza effimera, Donatella vorrebbe creare un luogo dedicato, una vera e propria casa delle farfalle. Inventarti cioè con le farfalle. Chi l'ho fatto con un modo sicuramente originale, cioè ha scelto di allevare farfalle e lombrichi, giuro. Donatella, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto spiegami come ti è venuta in mente questa idea. Beh, diciamo che per me è stato comunque riemergermi nel mondo del lavoro, perché comunque io venivo da un vecchio impianto di apicoltura. Sì. Ho avuto una malattia in azienda che mi ha sterminato buona parte dell'impianto e quindi diciamo che ero proprio a terra. Così, avendo comunque già un buon piano commerciale, un buon allevamento, non sapevamo che cosa fare. E reinvestire sulla nostra azienda era comunque ributtare dei soldi in un momento difficile di mercato dove comunque cominciava, parlando, certo. cominciava
poteva arrivare anche tanto dell'importazione dalla Cina di miele a basso costo, quindi per noi era andare a investire con un punto interrogativo. Ma come viene, cioè, perché l'allevamento di farfalle di lombrichi? Perché? Perché diciamo che io prima in natura combattevo questo tipo di farfalla che vive proprio all'interno dell'arnia delle api quando muore la perigina. Allora io in apicoltura questa farfalla la combattevo. Così, morto questo allevamento, io che cosa ho fatto? Sto andando al mercato e mi sono accorta che comunque c'era comunque un altro sbocco diverso. Così ho cominciato ad allevare ciò che io combattevo e ho allevato questa farfalla, ho cominciato ad allevarla per il settore della pesca, perché si usa come pesca sportiva in acqua dolce. Le cosa? La larva della farfalla per la pesca sportiva in acqua dolce. Quindi okay. Diciamo che in Italia ci sono comunque un buon mercato, ci sono tantissimi laghi di pesca. Perché noi siamo abituati a sentire tanti tipi di allevamento. Lo chiedo anche in collegamento da Milano a Maria Carmela De Cesari del Sole 24 Ore. Buongiorno. Insomma, io ho sentito nel corso degli anni di tanti tipi di allevamento, ma devo dire che è la prima volta che sento un allevamento di farfalle e lombrichi. Cioè, che mercato ha questo tipo di scelta? Beh, certo è un mercato di nicchia, come già spiegava Donatella, ma che come dire, si indirizza alla pesca sportiva. Naturalmente, come dire, è molto importante quando si inizia un'attività, specie un'attività innovativa, cercare di capire qual è il proprio mercato di riferimento, e probabilmente in questo caso come dire, la spinta è stata quella di avere già un canale commerciale attivo. Avviato, era già avviato, quindi lei ha cercato di sfruttare quelle che erano le sue conoscenze, le sue competenze in quel settore. Certo. Senti, mi mostri qualcuna di queste farfalle per capire un po'? Sono farfalle italiane? Che farfalle sono? Sì, tante sono le farfalle italiane, ma comunque sono anche farfalle tropicali. Sì. Sono farfalle che io importo dai paesi tropicali che usano come cooperative ecosostenibili di sostentamento di questi paesi, che vanno in natura a raccoglierle e poi hanno comunque un mercato in Europa. Questa ad esempio, questa qui non... Questa è la farfalla più grande al mondo. Ah, questa è la più grande al mondo? È una farfalla della Thailandia. Sì. E poi possiamo comunque vedere le farfalle più piccole al mondo, perché comunque non ci rendiamo conto, ma attorno abbiamo tantissime, vedi? Farfalle. Sono molto vicine. Queste sono tutte farfalle italiane, che la maggior parte sono falene, che vivono nei nostri giardini. Questa. Sì, vivono nei nostri giardini, attorno a noi, che spesso non le vediamo. Sì. E ognuna delle farfalle ha la sua pianta nutritrice. Io studio queste farfalle perché lavoro in azienda per un progetto di ricerca, sì, che studio le farfalle per rimpopolamento. Studio le farfalle che vanno in via di estinzione. Senti, quelle sono le farfalle che diciamo sono più a rischio di estinzione? Ma diciamo che sono tante le farfalle. In Italia abbiamo 55 specie di farfalle in via di estinzione, ma la cosa più importante che sono a rischio di estinzione proprio perché non hanno più le piante nutritrici per poter noi in Italia abbiamo troppi terreni abbandonati, che tante farfalle hanno bisogno del terreno per andare a fare la fase della metamorfosi, e nei terreni coltivati purtroppo ci sono comunque i concimi che naturalmente danneggiano. Però forse una soluzione, leggevo su internet, chiedo a Fabio, una soluzione può essere insomma questo, addirittura c'è il matrimonio delle farfalle, sì, si dovrebbe chiamare così, Fabio, il wedding butterfly, una cosa del genere, cioè adesso a sposarsi, diciamo così, ad essere in coppia come buon augurio si lanciano le farfalle, esatto. Ma comunque è una copertura che serve per andare a seminare le farfalle in natura, sfruttando il buon augurio degli sposi come realizzazione del sogno d'amore. Bello, vediamo un po', ecco, lo stiamo vedendo, ecco. Quindi serve. È di buon augurio, diciamo, è di buon augurio per il matrimonio. Però diciamo questa è un'occasione di semina in natura per le farfalle, che in quella zona io quando vado a fare i matrimoni studio proprio nella zona per andare ad aiutare le farfalle a rimpopolarsi in quell'ambiente. Guarda, veramente complimenti, Donatella. Ti tizia questo tipo di attività?
È ereditizia, sì, perché comunque noi in Italia abbiamo 2 milioni di pescatori settimanali in acqua dolce, abbiamo tante oasi naturali dove i nostri clienti sono comunque attrezzati con aree picnic, quindi come allevate farfalle, allevate lombrichi, questo è il messaggio di questa mattina. Grazie Donatella di essere stata con noi. Adesso lasciamo la linea al TG1, noi ci vediamo subito dopo perché torniamo, l'Italia è sveglia con Uno Mattina Estate.